ci facciamo portare in una cosa invece sull'attoriale, perché quando siamo pronti, il titolo è L'audizione. Avanti il prossimo. Salve. Salve. Nome? Claudio Gregori. Attore, no? Attore, sì. Bene, cosa ha portato? Ho portato un monologo, si intitola L'audizione numero 2. Prego, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Vada tranquillo, che qui non la mangia nessuno. Vada tranquillo, guarda, non si preoccupi. Avevo iniziato. Ah, cioè, io non ho capito. Cioè, il monologo inizia con lei che dice questa cosa di non emozionarsi. Sì. Ah, vabbè, no, ma perché scusi, non conosco il testo, quindi capisco che è un po' che ci si possa confondere. Poi non conosco neanche lei, per cui. Prego, prego, mi scusi se l'ho interrotta, prego. Da capo. Sì, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi. Ma mi sta ascoltando? Certo che la sto ascoltando, ma no! Oddio, era sempre il monologo, ma. Ma mi scusi, veramente, no, io, no, perché il testo mai sentito prima, poi lei è così naturale, per cui non riesco a capire, complimenti comunque, complimenti davvero, vado da capo, spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi, ma mi sta ascoltando? Neanche un cenno, ma sul serio pensava che avessi finito? Sì, io veramente pensavo, ma no, Oh, ma guardi, ma lei ha ragione perché le spezzo la concentrazione, abbia pazienza, ma si mette nei miei panni però, scusi, cioè, no, lei si mette nei miei, che appunto, sì, lei perde la concentrazione, ma così mi devo concentrare più io che lei, mi scusi tanto, prego, prego, prosegua, da capo, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi, ma mi sta ascoltando? Neanche un cenno, ma lei sul serio pensava fosse finito, io avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Prego, prego, si è... No, ma no, non era... Oh, madonna, ma porca puttana, ma il... guardi, il tempo di rispondere, avevo già capito che stavo facendo una stronza, mi scusi tanto, guardi, non ho avuto quell'attimo che serve, prego, prego, oddio, la prego, continui, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi, ma mi sta ascoltando? No, neanche un cenno, ma lei sul serio pensava fosse finita, io... Avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Il monologo finisce qui, se lo trova corto posso allungarlo. No, va bene. No, non è la qua! Ma non mi dica niente, prego, ma che cosa... Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi, ma mi sta ascoltando, non so, neanche un cenno, ma lei sul serio pensava che fosse, che io avessi finito, avrei bisogno di un po' d'acqua, posso prendere questa? Ecco, il monologo finisce qui, se lo trova corto posso allungarlo, nel senso, in realtà dura 10 minuti e io ho pensato di farne una versione breve per il provino. Nel caso lei volesse però avere a disposizione più tempo per esaminare le mie qualità, io credo di aver capito già. Sì. Lei ha una certa supponenza dovuta al suo ruolo. Lei si sente importante qui a giudicare persone come me, degli attori che cercano di svoltare una misera parte anche in uno spettacolo di infimo ordine, tanto per guadagnare qualche soldo e per andare avanti, per arrivare alla fine del mese. È a lei che gliene frega, eh? Lei i soldi ce li ha, lei è quindi qui che giudica, io la lascio qui sul suo scranno a detenere il suo potere, a giudicare e me ne vado perché io ho un orgoglio, ma guardi, spero soltanto una cosa, quando lei esce di qui stasera che vada a finire sotto un camion, è questo quello che spero, eh? Allora, che ne pensa? Mi sembra che... No! È ancora... Ma porca miseria! Ma non è possibile, no!